Il capo della diplomazia americana Anthony Blinken è in Turchia per assicurare il sostegno di Washington al paese devastato da un terribile terremoto. L'aviazione israeliana sferra un attacco contro Damasco, ci sono morti e feriti. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, la Cina annuncia un piano di pace per l'Ucraina. Feroci scontri nella zona della Crimea, nel cuore del Donbass ucraino. Il territorio è vitale sia per Mosca che per Kiev. Il capo della diplomazia americana, Anthony Blinken, è arrivato in Turchia per mostrare il sostegno degli Stati Uniti al suo alleato, devastato da un terremoto che ha ucciso oltre 46.000 persone nel paese e nella vicina Siria. Blinken arrivava da Monaco, in Germania, dove ha partecipato a una conferenza sulla sicurezza e atterrato alla base aerea di Incirlik, nel sud-est del paese. È da lì che partono gli aiuti umanitari, in particolare americani, indirizzati verso le zone colpite dal sisma di magnitudo 7.8 avvenuto il 6 febbraio. Il segretario di Stato incontra nel pomeriggio i funzionari militari e umanitari che coordinano gli aiuti alle vittime del disastro e fa il punto sul sforzo umanitario in atto nella provincia di Hatay. Gli Stati Uniti hanno schierato il giorno dopo il terremoto, che ha colpito anche la Siria settentrionale, diverse squadre di ricerca e soccorso, circa 200 persone, erogando una prima tranche di 85 milioni di dollari in aiuti umanitari. Il fatto che non ci siano più gru o escavatori vicino a certi edifici qui nella vecchia Antiochia significa che le operazioni di ricerca sono ufficialmente terminate. Non ci sono più segni di vita. Questa sembra davvero essere una fase diversa nelle operazioni qui nel sud della Turchia. Ad alcune persone, ad alcuni residenti e imprenditori, in questa parte della città è stato permesso di tornare nelle proprie case, nei propri negozi, vedere se riescono a trovare qualcosa che valga ancora la pena portar via. Queste sono persone che cercano di ritrovare pezzi della loro vita. Circa 13 milioni di persone sono state colpite dal terremoto solo qui nel sud della Turchia e il governo ha promesso una nuova casa per tutti coloro colpiti dal sisma entro un anno. Un impegno e una promessa molto ambiziosa che molti definiscono del tutto irrealizzabile vista la lenta risposta da parte delle autorità nazionali. Tanto che la società civile si è fatta avanti, sostituendo in molti casi il governo nazionale. Questa settimana è stato organizzato un evento di raccolta fondi dalla TV turca e sono stati raccolti oltre 5 miliardi di euro per le vittime. Alcuni vogliono comunque ricominciare a vivere quanto prima. Questa strada sarà riaperta tra una settimana, massimo due. I negozi saranno riaperti, vedrai, sono passati 13 giorni, la vita va avanti. Nell'Islam il lutto dura 3 giorni, poi si va avanti. You can be in yes, yani İngilizcesi yasın. Grief. In grief you can be in just 3 days. After 3 days it's forbidden. You have to become in the life again. La vita deve tornare di nuovo. Serkan's warmth is already bringing life back to the city. Il calore di Serkan sta riportando la vita in città. He's certainly scarred by what he lived and what he lost. Ma è segnato da quello che è stato e dalla mancanza di chi non c'è più. Yeah. Did you lose anyone? No. No. But I lose my friend. Ha perso qualcuno? Many. Ho perso alcuni amici, buoni amici, molti. Serkan dice che non lascerà Antiochia e cercherà di convincere anche i suoi vicini a restare. La città ha bisogno di loro, dice, e i ricordi di coloro che sono morti continueranno a vivere. And through this place. Annelise Borges in Antakya, southern Turkey, for Euronews.
Questo ospedale da campo è stato allestito proprio accanto all'ospedale di Kirikan, la città della Turchia meridionale più colpita dal terremoto. L'equipe medica belga che lo ha aperto sta aiutando a prendersi cura dei pazienti dopo la chiusura di molti reparti. Conta con un pronto soccorso fornito di macchine per radiografie, un laboratorio e una farmacia e può gestire oltre 100 pazienti al giorno. Vandaag hebben we nog mensen gehad die met een brug toegekomen zijn, nog vanuit hogergelegen dorpen. En ja, die zijn vandaag wat vervoer moeten zoeken, waarschijnlijk transport. Want ze slapen eigenlijk ook in de gewone wagen. La portata del disastro è stata tale che per molti dei feriti del terremoto questa è la prima volta che ricevono cure mediche. Particolare attenzione è stata prestata alla cura dei bambini piccoli. We hebben vanmorgen veel kinderen gezien die ook uit het tentenkamp komen van vluchtelingen. Dus die kinderen, ja, die hebben veel meegemaakt. Dus we proberen het voor hen zo leuk als mogelijk in een omgeving als die te maken. Logisticamente è stata un'impresa. Tutte le strutture, come l'impianto di trattamento delle acque, sono state completate appena in tempo. Hier is waterzuivering nodig omdat we hier in een aardbevingsgebied zitten. Veel leidingen zijn beschadigd waardoor eigenlijk de zuiverheid van het water in het net niet gegarandeerd kan worden. I membri della delegazione belga rimarranno qui per almeno 2 settimane, dormendo in tenda accanto all'ospedale da campo. Un attacco aereo israeliano ha preso di mira domenica mattina un quartiere residenziale della capitale siriana, Damasco. Sono almeno 5 i morti e 15 i feriti. Stando all'Osservatorio siriano per i diritti umani, l'attacco ha preso di mira siti legati a Hezbollah. La conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera ha continuato a discutere per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Dopo che il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che la guerra deve finire, gli alleati occidentali sperano nell'appoggio di Pechino. If Russia stops fighting, and we hope this is the plea also from China next week when they propose their peace program, call on Russia to stop fighting, because then this war is over. But if Ukraine stops defending itself, and this could be another plea, then Ukraine is over. And we cannot accept this, because then also the Charter of United Nations is over. Nell'agenda della sicurezza globale c'è anche l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Kamala Harris appoggia i premier Sanna Marin e Ulf Kristersson. Tra manifestazioni e proteste, la conferenza sulla sicurezza di Monaco termina domenica. Si imparano ogni giorno nuovi nomi nella geografia della guerra imposta dall'invasione russa dell'Ucraina. Le forze di Mosca stanno cercando di sfondare nella Cremina, porta d'accesso a 2 città molto più grandi nelle vicinanze, Sieviro-Donetsk e Lisichansk, importanti centri industriali nella regione del Donbass. Controllare la zona significa poter approvvigionare una larga fetta dei territori della regione che Putin ha posto al centro del suo sforzo bellico. Per questo, se i russi stanno concentrando le loro forze nella zona, gli ucraini capiscono che bisogna tenerle. Як то кажучи, щоб закінчилась війна, поскоріше їх вигнати з нашої землі, з території. Malgrado gli appelli della presidenza ucraina, la popolazione continua a restare in queste zone e spesso sostiene i soldati nello sforzo bellico. Questo però aumenta il rischio di morti civili, vista la violenza degli scontri. Ha attraccato nel porto di Civitavecchia la nave Life Support di Emergency con a bordo 156 naufraghi tratti in salvo nei giorni scorsi. Intanto è ripartita dal porto di Ravenna la Ocean Viking che ieri mattina aveva attraccato con a bordo 84 persone. Dopo gli ultimi arrivi nelle scorse ore a Lampedusa, la prefettura di Agrigento, supportata dal Viminale, ha deciso il trasferimento di oltre 1600 migranti.
Lo sfruttamento del litio messicano è ora un'esclusiva del governo. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmato un decreto per nazionalizzare questo minerale strategico in un atto nella città di Baca de Huachi, dove si trova la più grande riserva di metallo del paese. L'obiettivo è impedire ad altre nazioni straniere come Russia, Cina o Stati Uniti di sfruttare le riserve. Solo in 23 nazioni è stata rilevata la presenza di litio e si stima che il Messico occupi la decima posizione nelle riserve, secondo il Ministero dell'Energia. Fondamentale per lo sviluppo di batterie, per auto elettriche ed altre tecnologie, il litio viene estratto principalmente in Sud America e Australia. Parzialmente distrutta da un incendio nell'aprile 2019, la cattedrale di Notre-Dame di Parigi è in fase di restauro. Una mostra per scoprire la città dell'architettura e del patrimonio, 16 delle statue salvate dalle fiamme. La mostra durerà fino ad aprile 2024 per la grande riapertura della cattedrale. In occasione del centenario della nascita di Lucien Freud, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid presenta una retrospettiva che comprende una cinquantina di opere del pittore inglese. Fin dall'inizio Freud si è dedicato all'arte figurativa, concentrandosi sulla rappresentazione dell'essere umano. La mostra Lucien Freud e nuove prospettive è in cartellone fino al 18 giugno. Refik Anadol, nato nel 1985 in Turchia, è uno dei maggiori artisti mondiali nel campo dell'arte digitale. La sua monumentale mostra Nature Dreams all'Arken Museum di Copenaghen in Danimarca utilizza immagini generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale. Una scenografia digitale di 7 metri per 7 da scoprire fino al 27 agosto.